Una mostra che racconta la transavanguardia italiana, ma che cosa rappresenta in Italia e nel mondo? Beh, rappresenta l'identità di cinque artisti che hanno alle spalle una storia dell'arte che viene citata nella loro pittura in maniera libera, eclettica, nomade, policromatica, e dunque rappresenta un atto di libertà dell'arte che è stato raccolto poi come gesto e come proposta anche da altri artisti in altri paesi del mondo. E oggi che i tempi sono così oscuri, entrare in una sala così policromatica e ritornare a un tempo? Va bene, è un massaggio della sensibilità collettiva, una mostra così, una festa per lo sguardo e diciamo anche una dichiarazione di speranza, che l'arte possa veramente in qualche modo avere una funzione, se si può dire, non pratica, operativa, immediata, economica, ma indiretta e nei tempi lunghi. Ma è sempre più importante il dovere morale di un artista di battersi anche da solo. Un'arte che è sempre contro il colore delle bandiere che sventolano sui palazzi dei gerarchi e del potere. Un'opera ribelle.